tre inutili punte. La scelta di D'Addario di puntare su una formazione aggressiva non è servita a nulla. Il Portogruaro torna in Veneto con un punto, lasciando la San Benedettese penultima e nel pantano delle polemiche. Il primo tempo comincia male per i marchigiani, con Marconato che deve rimediare ad una distrazione difensiva, una conferma delle più consolidate tradizioni rossoblù. Poi la San Benedettese prova a strappare la vittoria, su cui puntava con molto gioco e con poca convinzione, con molti cross e con poche conclusioni. L'occasione più ghiotta è al 39esimo, dal cross di Tinazzi, con Pietri Biasi che sciupa proprio sotto gli occhi iracondi dei tifosi della curva nord. Secondo tempo più equilibrato, con qualche chance anche per Portogruaro, ecco Marconato che salva su Abate. Con l'ennesimo tiro cross alla ricerca di non si sa quale testa, Sirignano al 25esimo trova la traversa ed è la migliore occasione per i marchigiani. Dopo due minuti risponde Carboni, bello scambio e conclusione a fil di palo con il portiere della San Benedettese battuto. Tutto bene quindi per l'11 di Alessandro Calori, che lascia il Riviera delle Palme con il punto che voleva. Ora la San Benedettese è penultima, in cerca di una scossa psicologica e di gioco per tirarsi fuori dalla palude.